Buonasera, buonasera. Grazie, grazie. No, troppo. No. Allora, no. A me. È troppo, è troppo. Abbiamo capito. Allora, buonasera. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di martedì. Sono Eugenio Gnocchi e forse vi domanderete: come mai hanno scelto uno così giovane e così inesperto, seppure bellissimo, per la copertina di martedì, che tocca temi così delicati? Ecco, sono stato scelto perché Floris ama il rischio, perché Floris ha scommesso su di me. Perché Floris, voi non lo sapete, ma scommette su tutto. Scommette sui cavalli, scommette addirittura sui combattimenti illegali dei chihuahua da combattimento. Floris ha un chihuahua da combattimento, ve lo faccio vedere. Guardate la foto del chihuahua di Floris. Si chiama Gentiloni. Si chiama... Questo chihuahua si chiama Gentiloni ed è l'unico chihuahua che anche quando abbaia non si sente. Come sarà la copertina di martedì quest'anno? Una cosa molto semplice. Noi faremo un sommario di quello che accadrà in trasmissione. Per esempio, stasera, ve lo anticipo, alle 23 arriverà la Raggi e spiegherà come pulire i tombini, ok? Alle 23.30 incontreremo il ministro Giovanardi che svelerà la sua storia d'amore con Alfonso Signorini. Alle 23.30 sarà questo. Ecco, noi ve lo diciamo prima, così voi decidete se vedere la trasmissione o meno. Bene, cosa vedremo in questa puntata? Cominceremo con un tema che non è mai stato dibattuto ancora in nessun talk show. Ed è incredibile che non sia mai stato fatto. Cominceremo con l'immigrazione. E chi meglio di Matteo... Scusate, chi meglio di Matteo Salvini può parlare di immigrazione? Salvini, tra l'altro, che ha appena pubblicato su Facebook un post stranamente conciliante verso i migranti. Vediamo questo post di Salvini. Ecco, negri di merda. Ecco, finalmente c'è un'apertura. C'è un'apertura da parte della Lega. Tra l'altro, erano già 5 minuti che Salvini non postava su Facebook e tutti noi ci siamo preoccupati, ma cosa sta succedendo? Non starà mica riflettendo Salvini, non starà mica pensando per caso. Poi ha postato al Facebook, ci siamo tranquillizzati tutti. Purtroppo, lo devo dire, Salvini non starà con noi tutta la puntata perché andrà via alle 11 perché parte il suo programma di cucina, Couscous da Incubo. Sì, come no? Come? Dove in ogni puntata Salvini valuterà la qualità dei kebabari e comunque in ogni caso poi li mena. Comunque, per fornire delle linee guida alla discussione, noi vogliamo sintetizzare la posizione prima, la posizione politica della Lega in merito all'immigrazione, che possiamo riassumere dal cartello grafico in 5 punti fondamentali. Allora, la Lega in immigrazione. Primo, non aiutiamoli neanche a casa loro. 2, esiliare l'imam Boldrini in Marocco. 3, una fucilata al giorno toglie il rom di torno. 4, il Veneto ai Veneti. E 5, castrazione chimica anche per i calabresi. Ok? Questo dibattito sull'immigrazione durerà più o meno fino a verso le 22:15, non posso essere preciso al secondo perché dipenderà un po' dalla quantità di insulti che voleranno in trasmissione. Io non so, e anche soprattutto dall'abilità di Floris di fomentare il dibattito facendo finta di placarlo. Alle 22 però sicuramente alle 22 non perdetevelo per nessuna ragione al mondo, saremo collegati con l'arena Gianfranco Miglio di Caorso, dove si svolge la finale del campionato mondiale di lotta nel fango tra Luca Zaia, il bellissimo presidente della regione Veneto, e lo sporco magrebino Khalid. Zaia lo riconoscerete? No, ma non c'è da applaudire qua. Zaia lo riconoscerete perché avrà una felpa con scritto Zaia. Invece Khalid lo riconoscerete perché ha il senso del ritmo nel sangue. Ci scusiamo intanto perché oggi, prima puntata, noi avevamo chiesto che fosse presente Berlusconi. Ma Berlusconi non ci sarà perché lui adesso vuole stare in mezzo alla gente. L'abbiamo visto, vediamolo ancora in foto da McDonald's, l'abbiamo visto in foto all'autogrill vicino a Merano, eccolo qui. E guardate stamattina dove l'abbiamo pizzicato. Era addirittura, guardate, a Gardaland con la Pascale. E stasera
Stasera Berlusconi non c'è perché purtroppo è in giuria a X Figa. Okay. Allora abbiamo chiesto a D'Alema. Allora abbiamo provato a chiedere, tamponando a D'Alema, se voleva venire ospite, ma lui ci ha detto che era impegnato, aveva un impegno, doveva rigare la fiancata della macchina di Renzi con una brugola del 12 e quindi non ha potuto venire. Allora cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alla Santanchè, ma lei ha detto, possa un asteroide colpirmi se sono rifatta? E la Santanchè non c'è più. Quindi chi rimaneva? Rimaneva solo Monti, ci rimaneva solo Mario Monti, e lui ci ha risposto, perché? Perché no? Tanto non ho niente da fare, io il pomeriggio vado a guardare i cantieri, anzi se posso verrei anche un paio d'orette prima, così mi guardo la Gruber, un paio di episodi dell'ispettore Barnaby, se prendete. Va bene, allora abbiamo Monti, ma Monti è qui in esclusiva per di martedì, perché questa cosa non la sa nemmeno Floris e probabilmente non la sa nemmeno Monti. Monti presenterà il suo nuovo partito. Guardiamo il logo, si chiama Scelta Sensata, senza Monti l'Italia riparte. Ecco, è il grande coraggio di un uomo. Scusate, facciamo un altro applauso per Monti, perché è il grande coraggio di un uomo che ha capito qual è l'anello debole del paese. Quindi in un mondo dove tutti sgomitano, lui fa un passo indietro. Naturalmente è chiaro che un partito così sarà soprattutto centrato sull'economia. Seguirà un po' le linee guida di quella che è la scelta civica. Quindi, sempre per dare linfa al dibattito, vediamo le linee guida di scelta sensata. La parola d'ordine è semplificare. Allora, vediamo il cartello. Primo, semplificare il fisco, ci sarà una sola aliquota al 95%. Due, semplificare i tempi dei processi, quindi sostituire il terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione, con sorteggio con bambino bendato. Tre, semplificare l'ingresso nel mondo del lavoro, cioè abolire i curriculum e solo raccomandazioni. Quindi questo risolverà un sacco di problemi. Non dimentichiamo, caro Giovanni, che poi sarà con noi Elsa Fornero, diciamo la Lorella Cuccarini della politica, la donna più amata dagli esodati. Eccolo, e sarà con noi a sprezzo del pericolo, perché forse voi non lo sapete, ma la Fornero sono anni che è in fuga, inseguita da torme di esodati che vorrebbero farsi giustizia da soli. Lei è entrata nel programma protezione esodati, non è semplice, non dorme mai una notte nello stesso letto, si deve continuamente travestire, lei sarà qui come Fornero, ma ieri, per dire tutto il giorno, lei è stata travestita da Camusso, non è facile. L'altro ieri, no ma scusa, non c'è da ridere, perché non è una vita semplice, l'altro giorno, tutta ieri, è stata nascosta per tutto il giorno in una buca di Roma, vicino al Prenestino, non è facile una vita così. E poi, cari esodati, scusate ma questo ve lo devo dire, qual è la colpa della Fornero? Voi che ce l'avete tanto, l'unica colpa della Fornero, quale, lo sapete qual è? Averci lasciato in eredità Poletti, solo questa. E se per caso avete dei dubbi, questo ve lo dico io, se per caso avete dei dubbi durante la discussione per chi parteggiare, ci penserà Marco Travaglio, perché lui sa per certo chi sono i buoni e chi sono i cattivi. E così potremo andare a letto con la coscienza a posto. Tra l'altro, ve lo dico in anteprima, Marco Travaglio qui presenterà il suo nuovo navigatore, il Tom Tom Travaglio, che è il primo navigatore satellitare che non solo ti segnala se durante il tragitto ci sono dei lavori in corso, ma ti dice quanto è stato pagato di tangenti per quei lavori. La puntata... Allora, sapete che c'è anche una, diciamo, una sezione dedicata all'alimentazione, questo è uno scoop che avremo solo noi. Chiuderà la puntata all'alimentazione e sarà con noi niente po' di meno che Alessandro Di Battista, che è lo chef dei grillini, infatti uno chef pentastellato, e cucina solo per loro, che oltre a farci vedere come si fa la besciamella in streaming, che non è semplice, ci insegnerà come impanare un assessore al bilancio del Comune di Roma. Vi saluto e buona visione, a di martedì!